Questo è un evento molto particolare perché spesso, forse troppo spesso, qua ospiti del rompiscatole a Teleromagna all'interno di Cavalli in Pista, perfettamente condotto da Luciano Poggi, che noi salutiamo sempre col massimo della devozione, abbiamo un ospite femminile, perché spesso abbiamo invece ospiti tendenzialmente maschili, ma non lo facciamo perché è una nostra scelta, quanto perché in poche si prestano a essere insomma, disturbate da un soggetto anomalo. Allora siamo con Antonietta Stefanelli, che è stata così cortese da farsi ingannare dal sottoscritto Bob. Benvenuta. Non mi sembra di essere ingannata. No? No. Perché non ha ancora capito il senso di questa roba, che le ruberà 5 minuti in maniera così, proprio senza un senso. Non ci sono premi, è un bel gioco, no, forse anche divertente, forse, e bisogna rispondere a 3 domande. Lei è disposta a sottoporsi a questo quiz? Certo. Certo, benissimo. Allora, io vorrei far presente che la qua presente, bello questo gioco di parole, poteva essere passato, invece proprio qua presente, e è anche la proprietaria, la tifosa. Veramente la proprietaria del mio figlio. Per carità di Dio, che io non ci però, certo, no, io no, però certo. Sono molto tifosa. Sì. Molto tifosa. Allora, il figlio Paolo Galassini è il proprietario di un cavallo che si chiama Drake. Giusto, che corre tra l'altro questa sera. Questa sera ha già corso con dei buoni risultati ultimamente. Certo. Allora, la prima domanda che faccio, attenzione, si concentra, vuole la cuffia? No, no, capisco. Perfetto. Allora, la domanda che le faccio è questa. Il cavallo Drake, sì. Si chiama Drake perché è ispirato al patron della Ferrari? Sì. Ha già risposto? Sì. Ho già risposto perché l'ex fidanzata di mio figlio, sì. Dice un bellissimo nome questo perché porterà fortuna. In effetti è confermato. Quindi lei ha risposto alla prima domanda senza neanche l'idea delle possibilità alternative. No, è quello. Benissimo. In bocca al lupo per Drake. Seconda domanda che le faccio. Allora, il film che è uscito recentemente, grande successo, Oppenheimer, l'ha visto? No. È uscito nelle sale proprio in questi giorni e racconta la storia di uno dei, purtroppo, per fortuna, protagonisti della scienza degli anni, purtroppo, della guerra mondiale. Sì. No? A questo Oppenheimer, le faccio la domanda sul protagonista del film. Sì. Era un calciatore, un fisico o un driver? Un driver. Un driver è una risposta improbabile che però le dà accesso al bonus. Ah, sì? Sì, perché quando si danno risposte improbabili si può vincere il bonus. E il bonus, con l'ultima domanda a cui deve rispondere però correttamente, in effetti lo diciamo per il pubblico, era un fisico, no? Però magari esiste un Oppenheimer anche guidatore. Chi lo può sapere, per questo si accende il jolly. Bene. E il jolly scatta se lei mi risponde correttamente a questa domanda. Vediamo. Nel 1983... esce una canzone che ha fatto la storia della musica italiana. Solo noi. No, no, non solo noi, cioè solo noi era il titolo proprio della canzone, no? Sì, sì. Ecco, e solo noi era cantata da Pupo, Toto Cutugno. Toto Cutugno. E signori, la Stefanelli mi sbanca al banco la Stefanelli, e quindi noi le facciamo i complimenti, lei ha vinto tutto quello che si poteva vincere, in bocca al lupo per il suo Drake e per suo figlio ovviamente, e grazie ancora di aver partecipato. Un saluto. Sì, come intervistatore. Grazie, molto gentile. Siamo farmacisti. Siamo farmacisti, e è chiaro che un farmacista è il presentatore, sa va a sentire. Presentare bene. È per forza. Ciao a tutti e rimanete con Rompiscatole.